d'Alfonsine esistono tre aree protette derivanti da tre lembi di territorio che hanno avuto un'evoluzione spontanea per almeno 20-30 anni e si è instaurata una flora e una fauna molto importante, tanto da essere tutelate dalla regione Emilia-Romagna nel 1987. Ci troviamo nella stazione 1 della riserva naturale di Alfonsine, dove l'ambiente principale è lo stagno che si è creato riempiendo le vasche di estrazione delle argille dell'antica fornace. Qui si è instaurato un ambiente adatto alla fauna degli ambienti umidi di acqua dolce dell'Emilia-Romagna. La seconda stazione, denominata Boschetto dei Tre Canali, come dice il nome, è un'isola, un isolotto racchiuso tra tre canali. Qui si è formata un bosco centrale abbastanza denso che negli anni è stata colonizzata da vari aironidi formando un'importante garzaia. La stazione 3, denominata fascia boscata del canale dei mulini, era in origine la golena verso il Reno, intercettata da una chiavica nel 1870 per fare in modo che non ci fosse la risalita dell'acqua verso i campi. Terminata la sua funzione idraulica, oltre all'imponente edificio, è diventato importante perché è il rifugio di una colonia del chirottero ferro di cavallo maggiore che nel periodo primaverile estive la usa per far nascere i propri figli.